Salve cavalieri oscuri, pronti per un nuovo episodio? Ah, bene, andiamo in guerra. Vediamo. Ok, quello là era fuggito nello scorso episodio. Ok. E si inizia col livello. Deragliamento. Cioè devo deragliare un treno? Sono sulle rotaie, ok. Ma solo che un treno mi viene addosso. Nemici in vista, forse? No, sono nemici in vista. Ti ho visto. Aiuto, 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 aiuto. Ah, avevo il panzer e non lo sapevo. Quando si dice ho la mia di Bocelli. Vabbè, comunque no, questi qua sono già morti, mi pare. Vuoi morire? Beh, io davanti lo ignoro, che se ne frega. Ok, ecco il treno dove quello lì è fuggito la scorsa volta. Deve essere questo. Medic, perfetto. Cavolo. Allora, c'è uno che sta arrivando, eccolo qua. Perché poi si è sentito un'esplosione, non so di che cavolo è stato. Io non di certo. Dai, vieni. Ancora lì. Ok, l'ho atterrato. Vediamo se erano dei medici, non si sa mai. No, niente medici, via. Oh, là c'è una boccetta di medici. E c'è un portone, non è sorvegliato. Appena mi avvicino sicuramente mi sparano, ti scommetto. No, eh? Friedrich Rod. Porodavo. Salve, ho voluto ammazzarvi. E la Madonna, che cos'è? Terra, 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 terra. E no, quando mi ammazzate adesso, ve lo scordate. Ho messo 4 minuti per arrivare fino a qua e non intendo ripartire da capo. Provo. Ok. Volevate ammazzarmi col cavolo.
Raga, il trucco dell'invisibilità lo uso soltanto quando ho la vita al minimo, cioè che sto per morire. Poi quando la vita è nuova piena, la disattivo. Perché veramente, tutto 4 minuti, io perderò altri 4 minuti per ritornare qua, ma col cavolo! Ma sì, ma sparatemi pure, se quanto me ne frega! Ah, ok, uno è qua. Se ne facessero una remastered di tutti i medaglio Nor su PlayStation 4 o PlayStation 3 e non ci fosse la possibilità di attivare questi trucchi, questo gioco sarebbe indubbiamente più difficile da completare di come non ci sono i checkpoint. Però se magari mettono i checkpoint, beh allora la cosa mi farebbe piacere. Visto che poi i checkpoint non esistono se uno muore. A uno mi viene una crisi isterica a morire per fare tutto da capo. O no? E che cazzo? Ok, forse c'è della vita ma è poca. I tedeschi li preferisco di più quando sono zombie. Sono molto meno problematici. Ok, ho quasi che per tutta la vita. Vabbè però dai tedeschi con gli alberi. Uno come può ammazzarli? Mi ha ammazzato lui. Bella caduta, 10. Stupidi alberi. Io non ho neanche capito dove devo andare. Ah, di qua. Oh, c'è qualche vita? No. E si sale, salgo le scale. Cosa c'è qua? Ok, la vita è così, è di nuovo quasi a posto, Tra poco annullo l'invisibilità. Dovrei aver fatto bene la combinazione di eleve. Fammi vedere. Non lo so. Se fosse un filmato che dice, guarda, se questa cosa è giusta così, va bene. Per il senso dei giochi quando non c'è niente da fare. C'è una colonna sonora che si dice hai fatto giusto. Ah sì, è giusto, ok, va bene. Ma è chiuso la me, ho capito, vado a sfondare. Vai sfondamento! Aiuto il muro. Ecco, abbandono qua il mezzo. Hai mi smai!
a morire. E qui ho trovato il medikit, bene. Quindi, da adesso devo solo disattivarlo. Fatto. Vediamo fra quanto devo riusarlo. Ma morite. Ah, poi dopo questo obiettivi, allora distruggi il depot del carburante, trovo un mezzo di trasporto per Gota, ok. Gota, che nome è? Sembra il nome, il livello di Tenchu. Tipo quel livello che dice distruggi la setta dei mangi e recupera la pietra. No. 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 Oh sì. Dove sei? Ma muori. Altro visto, ho visto, ho visto, ho visto. Oh cavolo, cavolo, cavolo. Ecco, non è passato neanche, non so quanto devo usare questo trucco, ma dai. Gioco infame. Che è questo suono? Ah ecco, mi lancio della lanza lanci contro. C'era questo, non avevo tutta la vita, però il trucco non è attivato. Ero morto, dovevo aver tutto fatto da capo, ma anche no, no, poi torno indietro. Solo voglio vedere se è una porta aperta, ma qua non vedo niente d'aperto. Qua c'è pure di aperto. Io non so questi qui dove cavolo lo sparano, A volte sparo da punti che veramente non è possibile. Maledetti tedeschi. Tra questi giapponesi non so qual è il peggio. Anzi no, ho detto una cosa stupida. Sì, ma adesso qua mi sono veramente bloccato. Allora è chiuso. Questo qui ormai è andato. Ciao. A meno che non devo sfondare anche lì usando questa carrozza. Ma non si apre così. No, è chiusa. È chiusa. Distruggi il coso di carburante. Beh, sicuramente no questa carrozza. Carburante. Questo? Non è successo nulla. Qua c'è una scala, vediamo se posso salire. No, non posso salire. Qua c'è una pala, vado a seppellire, mi seppellisco. Qua è tutto chiuso. Prende la vita, chiuso.
E mi sono ufficialmente perso. Qua dice il depositivo. Ma niente. Di sicuro non penso di dover tornare indietro. Forse sì. No, non lo so. No, perché qua è chiuso, non posso tornare indietro. Che bello! Gioco, non puoi darmi una mano, no? Qua non c'è niente proprio di sospetto, non c'è nulla. C'è neanche un secondo piano. Vabbè. No. Penso che la porta si apre se vado là. Vediamo. Aspetta. Ah, ok. Questa non me l'aspettavo. Vai, tipo una botte. Sono rissa. Ok, qua devo distruggere il carburante. Fai uno e due. Tre, due, uno, boom! Yeah, sì! Vabbè. Ah, ancora non ho completato l'obiettivo qua. C'è altro da distruggere? Ma muori, panzone, muori! Ah, ok, anche qua. Ok. Lui non mortale. Via, 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 via. Ok, riposo di... Allora, lo sto trovando in mezzo, che ci vorrà mai? Che quello è il mezzo. Tu non provarti neanche con quel bazooka, non provarci. Ok, locomotiva, via, prossimo episodio. Sì? Ok, a questo punto. Ora io per sicurezza, ecco, non vorrei morire per colpa di un bazooka, mi fai da capo. Dai, dai, sfonda, sfonda.
Va bene. Ma me ne esplodi, no? Io come faccio adesso? E non è finito a nulla. Oh, c'è la porta aperta. C'è la porta aperta. Tutti via col cecchino. E va giù, cata. A quanto sarei morto. Già lo so. Oh sì. Io il mento come faccio? A meno che non lo per i cancelli per far andare quel mento che è bloccato là avanti. Ok, via, via le visibilità. Qua spero di non morire qui. E succede di cavolo, non so più quanto. Ah. Bene, sono qui. Quindi. Ho capito che non ero un mezzo. Ma qua. Ormai ho ucciso tipo tutti. Vai giù, vai giù. E ok, ero bloccato. Nostra vita, qui non c'è nulla. Poi ho ucciso praticamente tutti. Ok, adesso poi devo capire come fare. Oh, uso il mezzo che c'è là in fondo. Vai, schiva, schiva, schiva. Uso questo per andare avanti. Come però? Dai, dai, che ecco finito questo episodio. Vediamo se riesco a aprire il cancello, lo farò esplodere. No, quanto pare. Ok, come cavolo parto adesso? Ma forse devo andare solo avanti. Vai, c'è già qualcosa. No, non c'è niente qua, c'è solo il coso qua. Ah, ok, non so come, ma mezzo di trasporto così a caso. E missione compiuta. Ok, c'è qualcos'altro dopo? Non si sa mai che un filmato venga fuori così a caso. Aspettiamo, aspettiamo.
infatti. I rifornimenti e la produzione furono aree vitali della guerra, in cui gli alleati dominarono. I continui bombardamenti alleati sulle fabbriche nella valle della Ruhr causarono un progressivo inceppamento della macchina bellica tedesca. La metodica distruzione delle rotaie e delle stazioni ferroviarie bloccò i treni sui binari danneggiati. Senza carburante, le armi pesanti a disposizione dell'esercito tedesco erano inutilizzabili. Con i potenti panzer immobilizzati e con gli aerei fermi a terra, la fanteria tedesca si trovò costretta a combattere da sola. Beh ragazzi, questo episodio termina qui. Ci vediamo alla prossima. Ciao!